noi abbiamo spinto affinché venisse intensificata, ampliata la parte relativa al continente asiatico, che ha un potenziale di incremento e di salita nei rapporti con l'Italia molto molto alto. Il processo regolatorio dopo la crisi è durato oramai tanti anni e quello che mi auspico, diciamo, è che si arrivi a una conclusione di questo processo, perché le banche hanno bisogno di certezza per poter programmare, per poter riprendere a erogare credito, e bisogna che si crei all'interno dell'Europa un sistema competitivo, un sistema bancario forse anche più europeo, più transnazionale, che possa effettivamente sostenere e aiutare le imprese europee nella competizione internazionale.